Ho visto un certo seguito nel primo episodio di questo Resident Evil 3, 3, 3, Resident Evil 3 rimasterizzato per PS5. Siamo su PS5, sono Tufomix, siamo sul mio canale. Ho visto che avete seguito, ho visto che, insomma, mi ha incuriosito vederlo con la grafica nettamente migliorata. E quindi siamo qua per proporre un secondo episodio. Vediamo un po' dove possiamo arrivare, dove possiamo andare. Cosa fare? Allora, abbiamo appena raccattato tutto quanto qua, abbiamo preso anche medicine, armi, eccetera. Là c'è una strada cinesca per uscire, qua è la porta di dove, se non sbaglio, siamo arrivati, siamo entrati, quindi di qua ci bisogna uscire. Andiamo nella sala cinesca, vediamo un po' cosa si può fare qua da queste parti. Allora, passiamo sotto di qualche... Madonna, scappano tutti qua. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. È abbastanza. Allora, vediamo un pochino. Vediamo. Qua c'è qualcosa da prendere, ok. Prendiamo le munizioni. Qua è abbastanza rischioso, eh. Non muoiono? Madonna. Ok. Va bene, non è che abbiamo molte munizioni, però insomma, eh. Bisogna andare avanti per... Che cazzo è questo qua? E muori, bastardo. Madonna, che cazzo. Qui bisogna stare molto attenti, eh. Questo cos'è? Va bene, andiamo di qua. Proseguiamo da queste parti. Là sono in tantissimi, eh. Quindi proseguiamo di qua. Ovviamente là buttano giù tutto. Non è questa, di qua probabilmente. Che succede? Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni Come scottanti, no? no? Dove sono? Vediamo un po' dove devo andare per di qua, forse per di qua. Devo scoprire. Di qua non si può mica andare però, eh. Quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Di qua non si passa, no. Ah, ok. Quindi bisogna passare per di qua. Ok. Scendiamo le scale a questo punto. Ah, ce ne sono degli altri anche là sotto però, eh. Quindi direi di... Questo è morto, alle spalle. Oddio, ce n'è uno qua dietro, eh. Stiamo attenti. Ok. Ok,
Ok, quindi a questo punto sono morti questi? Bah, io spererei, non è che poi siamo tutti. Proviamo così. Ok, vediamo un po' che c'è da prendere qua, eh. Cos'è qua? Atlas, non c'è niente, qua c'è una scala che va su, di qua c'è una porta che si va dentro, qua cosa c'è? Niente di che. Ragazzi, stiamo un po', ci guardiamo un po' attorno qua e cerchiamo di capire dove si deve andare. Allora, facciamo così, entriamo qua dentro perché non so esattamente come siamo messi qua, eh? Ok. Che c'è qua? Munizioni. Ok. Qua sembra che non ci sia povere da sparo. Ah, è qua dove siamo arrivati, perfetto. Quindi il bancone è qua, vediamo se c'è qualcosa da prendere nel bancone, raga. Siamo attenti che qua i nemici appaiono come sardine in un mare salatissimo. Vediamo qua se c'è qualcosa, si passa di qua, come funziona? Ma vorrei passare nel bancone, come si fa a passare dal bancone? Forse da qua? Allora, vediamo di passare dal bancone. Non è poi così semplice. C'è qualcuno che sta entrando? No. Qua c'è niente da prendere, abbiamo visto prima tutto qua, se non sbaglio. Volevo entrare nel bancone qua, ma mi sa che non sia poi così facile entrare nel bancone. Come si fa a entrare nel bancone, raga? Andiamo di qua, perché mi sa che qua non c'è. O qui si può aprire, come funziona? Non si riesce ad aprire questa, peccato. Qui c'è una porta, vediamo se si apre la porta. Yes. Allora, pianta verde la prendiamo, eh. Porta gioie. Che c'è? Prendiamo porta gioie. Qua è vuoto, ci mettiamo le nostre cose, se vogliamo, qua possiamo registrare. Allora, cioè salvare. A questo punto direi di salvare, ragazzi. Facciamo così, diamo una salvatina veloce. Però non lo so se ho preso tutto quello che c'era da prendere. Dove si va? Stanza principale. Qui c'è la cucina. La stanza principale è questa. Va bene. Dov'è? Ci dovrebbe essere un qualche. Ah, ah, come si fa ad andare là? C'è una statuetta da prendere là, eh? Vediamo se si fa passare così. Possiamo abbassare in qualche maniera? No. Per abbassare come si fa? Non riesco ad andare là in fondo. Ragazzi, io vorrei andare là in fondo a prendere la statuetta. Come si fa a prendere la statuetta? Non ci fa neanche passare. Fatemi vedere. Là, c'è una statuetta, io volevo prenderla quella. Se io li sparo. Non lo so se ha funzionato sparare la statuetta, ragazzi. Va bene. A questo punto andiamo di qua, salviamo, perché noi sappiamo né leggere né scrivere, quindi è meglio salvare qua su un nuovo salvataggio per sicurezza, evitiamo quelli già fatti. Adesso usciamo dalla porta sul retro, che dov'è? 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 Che è? E dov'è la porta sul retro? Ho capito, la porta sul retro qual è? Torniamo indietro.
La porta, noi siamo entrati nella porta principale, che era questa. Oh, è la porta sul retro, quale cavolo era? Ah, è questa? No, questa è quella principale, quindi quella sul retro è questa. Usciamo da qua e vediamo se non c'è qualche nemico. Ah, madonna, ce ne sono qua però, eh. Ok, quindi vediamo un po' se c'è qualcosa da prendere qua in giro, la macchina della polizia. A quel dove ci sono un piccoglione questo, eh? Oh, basta rompere le balle. Ok, prendiamo, no, torniamo indietro, così, pistola, carichiamola. Madonna, che cazzo è questo qua? Madonna, anche te ci metti, ma che rompicazzo che sei. È morto? Macchina polizia, qui non c'è niente. Allora, dov'è? Cerchiamo un po' le varie munizioni, varie cose, perché in giro ci potrebbe essere qualche cosa, Per il momento, qua è ancora questo? Basta rompere il cazzo, eh. Allora, vediamo qua cosa c'è. C'è qualcosa qua dietro? Sì, ottimo, proiettili. Non c'è nient'altro? No. Va bene. Allora, ancora questo, ma che palle che fai venire? Madonna, raga, questo qua rompe bene i coglioni, eh. Ok, sono morti tutti questi? Direi di... Che fa? Chi è che si alza? Sento un rumorino qua. Allora, là c'è un cancello da poter andare. Di qua c'è anche un'entrata. Andiamo di qua, magari... c'è qualcosa qua. Questo è morto? Ma... vediamo un attimo cosa poter fare. Torniamo qua, che siamo un po' sul sicuro, e là c'è un cancello per poter entrare, vediamo dove andare a questo punto. Non ho visto qua se c'era qualcosa, fatemi un attimo, cos'è il coltello, questo? Cioè, ci deve essere una scatola qua che mi dà da pensare. Infatti, povero da sparo, mi dava da pensare questa scatolina, E adesso, ragazzi, no, perché ho letto un po' in giro qualche appunto, quindi qualcosina mi hanno insegnato, Allora, vediamo, pistola, andiamo di qua. Porta di qua, dove si va? Qua non c'è più nessuno, vediamo. Là c'è qualcuno che sta maniando. Qua c'è una scala che va su, non saprei dove va. Andiamo a vedere. C'è una porta, non vorrei... Munizioni... qua... Lasciamo stare... Ok, abbiamo preso le munizioni e il che ci basta. Ne abbiamo.
Ok, torniamo giù perché tanto qua abbiamo visto che c'è da qualcosina là, qua c'è qualcosa da prendere, vediamo. Sono un paio di zombie là, però non so se qua c'è da prendere qualcosa. A volte qui dentro non facciamoci vedere né sentire, va? Andiamo via. Andiamo via. Vediamo qua dietro se delle volte non c'è qualcosa qui in mezzo. Nine. Allora, va bene. A questo punto proviamo a entrare. Però sono fermi sempre dal fondo quelli, vero? Se fosse da farle. Perché su di qua c'è quello che. Magari c'è qualcosa da prendere là dentro, ragazzi. Non lo so, andiamo a vedere. Sono curioso perché magari là c'è qualcosa da prendere e noi non. Non ce lo siamo cagati, eh? Allora, di qua è chiuso da nessuna parte. Qui ci sarebbe un tipo che abbiamo visto. Oh, ma c'era. Adesso forse è andato giù. Però non so qui dentro se ce ne sono altri, eh? Sembrerebbe. Ah, c'è qualcosa qua però, eh. Qua ragazzi c'è qualcosa che ci può essere di aiuto. Vediamo. La cassaforte? Questo è morto? Qua c'è una porta, qui c'è una porta però, eh. Qua c'è un'altra cassola. No, non fa niente. Torniamo così. Questa borsa qua ci dà qualcosa? No. Questo sembra. Qui c'è qualcosa però. Eh sì. Polvere da sparo. Qua. Diario proprietario della farmacia. Ah, farmacia questa. Questo nuovo tonico per capelli sta andando a ruba, i loro prodotti fanno sempre meraviglie. Non ne sbagliano nulla. Ci ho scommesso molto e ne ho ordinato una partita enorme. La mia intuizione mi sta ripagando, letteralmente. Sono sicuro che le vendite aumenteranno ancora di più appena la voce si spargerà. Questa zona sta diventando molto pericolosa. Sarebbe meglio se acquistassi una buona cassaforte, visti tutti i verdoni che sto accumulando. Di nuovo. Una cosa forte e perfetta, nessuno ne conosce la combinazione, nemmeno mia moglie. È un segreto che rimane tra me e la mia bellissima regina Acquacure. Sono sicuro che lei non lo dirà ad anima viva. Che è Acquacure? Dov'è Acquacure? Dalla regina Acquacure. Cerchiamo la regina Acquacure. Cosa c'è qua? Acquacure deve essere un dipinto, un quadro. Eccola qua. Però non so come fare. E questa è la regina. No, questa non è la regina, forse è la regina dall'altra parte. Vediamo. Non so dove l'ha messa però. Acqua cure. C'è una porta qua. Proviamo ad andare per di qua. Non so se vale la pena. Ah, qui si porta fuori ancora, eh? Aspetta, cerchiamo la combinazione di quella cassaforte prima, eh? Poi magari pensiamo anche a acqua pure. Allora, andiamo un attimino perché bisogna aprire la cassaforte. Acqua cure. Sicuramente ci sono dei numeri da trovare. Cerchiamo la regina. Secondo me è questa, però non riesco a vedere i numeri da nessuna parte. Sicuramente là siamo entrati, no? Quindi non c'è una luce qua, c'è un interruttore.
No, però non funziona. Lo dovrei aprire per forza di cose. Chi c'è lassù? Ok. Preso. Allora. Ci deve essere qualche parte. Qualcosa per la regina, eh? Perché. Devo riuscire sicuramente a trovare una combinazione, tre numeri, quattro numeri, non so quanti saranno, ma e se io faccio così, prendiamo il coltellazzo. E spacchiamo tutto? No? Vediamo di rompere tutte le casse che abbiamo. Questa non fa niente. No. Non so, raga, che lo devo rompere qua io per... No, neanche questa. Raga, mi dispiace, non riusciamo a... Questa qua si può rompere? No. Forse da lontano riusciamo a leggere... No, però gli ho dato un po' di coltellate e gliel'ho data a questo dipinto, eh. Ma non è questa la regina? Vediamo se magari così si riesce a leggere da qualche parte un numero. Acqua, cure. Aspetta, torniamo a leggere quello che abbiamo letto prima qua. Dove l'ho messo? L'appunto, ce l'ho io. Perché... Acqua cure, se io faccio A e Q, non so se vado. Conferma. Ah, ok. Quindi bisogna fare A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q. 1 e 15. 1 e 15. Ah no, devo ruotare con che cosa? No, devo ruotare con la leva, questa qua ruota. Non è mica. Non lo so, raga. Questo dove arriva qua? Ah, sì, è quello di prima. Non lo so. Allora, ragazzi, usciamo da qua, perché usciamo da qua e andiamo un po' a vedere qua fuori cosa c'era, perché ho visto che... Okay, però forse è meglio con la pistola, eh? Qua dove siamo? Siamo nel vicolo di prima? Sì, siamo nel vicolo qua sotto. Ok, quindi niente di che, torniamo su e andiamo di qua. Oh, qua c'è un po' di roba da vedere. Sento del rumore. Prendiamo questo, prendiamo la nostra pistola perché sento dei rumori qua, non vorrei... Diamo un'occhiatina con calma, eh. Chi è che fa questi rumori qua? Qua è chiuso.
Oh Madonna. Via, via, più lontano che possiamo. Perché siamo messi abbastanza male. Allora, per curarci, ragazzi, bisogna fare così, così, così. Curiamoci con questa. Miscela, muovi, conferma. Usa. Ok. Andiamo di qua adesso, perché questi bisogna farli fuori subito, Porca troia, è pericoloso qua, è molto pericolosa la cosa. Dove sono andati? Eccoli là. Ok, quando appare da qua li facciamo fuori. Guarda questa. Ok, mi sa che adesso sono morti entrambi. Credo, Ah, questo non era morto. Porcaccia miseria, era lo stronzo qua dietro. Questo cos'ha? Polvere da sparo, che c'è? Ok. Ragazzi, bisogna stare sempre attenti qua. Dove si va di qua? Qua c'è una zona che non siamo mai venuti. O sì? Diamo un'occhiata? Ah, cancelli di qua. Qua non c'è nessuno. Ah no, ed eravamo prima qua. Ed eravamo prima, quindi torniamo su. Torniamo su. Siamo sempre qua da queste parti. Bisogna cercare di andarcene via da qua. Allora, questi sono tutti morti, Proseguiamo la nostra avventura. Qui cosa c'è? Niente di che. Questo è morto? Sarebbe il caso, no? Questa pure. Andiamo, giriamocela larga perché. Ok, qua cosa c'era? Niente di che da prendere, no? Preso tutto. No, abbiamo preso. Bisogna prendere la piantina. Ok. Ah, ok. Bisogna usare la polvere. Ah, ok. Non me la fa prendere perché abbiamo troppa roba. Allora, usiamo la polvere da sparo. La polvere da sparo la selezioniamo con combina. Perfetto. Quindi questo la combiniamo con questa. Ok. Ah, ho capito. E questa la combiniamo con questa e così la mettiamo qua. Perfetto. E questa la raccogliamo adesso sicuramente e la combiniamo. Prendila, perfetto. La possiamo combinare, bisogna fare così, torno indietro di qua. Ok, la combiniamo con questa e vediamo cosa ci fa. Combina, miscela. Cosa fa questa? Una miscela di due piante differenti ripristina completamente la salute. Ottimo, ottimissimo. Andiamo avanti, ragazzi. La pistola adesso è carica, quindi continuiamo di qua. Scendiamo, torniamo a dove eravamo arrivati perché qui ormai abbiamo fatto tutto quanto. Quindi scendiamo da dove siamo entrati. Ah no, era qua praticamente. No. Torniamo da dove siamo entrati. Io non ho ancora trovato la combinazione della casaforte, ma magari poi la troveremo. Rientriamo qua, che vedo che non c'era poi tanto pericolo. Perfetto, non c'è modo di uscire. Dove è andato? Quello è di là. E andiamo di qua. La casaforte non la troviamo. Va bene, apriamo questa porta. Qui non c'è niente da prendere. Qua abbiamo visto che non c'è nulla, no?
Scendiamo. Va bene. Allora, ragazzi, qua continuiamo ad andare avanti. Siamo sempre sul mio canale Tuffo Mix, che sta approcciando un altro episodio di questa di questo terror, la paura. Resident Evil 3 praticamente è rifatto per PlayStation 5, aggiornato tutto quanto. Ragazzi, andiamo di qua, ragazzi. Non so adesso qua che bisogna fare, vediamo un po' se riusciamo. Dove siamo qua? Io potrei fare una cosa così. È morto? Sembra di sì. Ok. Quindi continuiamo, non si alza, no? No, perché poi alla fine si alzano e ci corrono dietro come dei catamarani, quindi è meglio evitare. Qua è tutto chiuso, non si può passare, qua è chiuso, qui c'è. Ok. Andiamo avanti. Se... Madonna, dove arriva questo qua? Ah, però, spaccati in due la testa, non si può muovere sicuramente. Va bene, rimani a terra, che... sfigurato di brutto. Dove è passato questo? Ah, c'è il corridoio qua, probabilmente. Vediamo. Ok, qui c'è una porta però stiamo attenti, eh. Che facciamo con questo affare qua? Allora, possiamo fare qualcosa qua? Manichetta? Ok. Abbiamo raccolto la manichetta, va bene. Qua dentro non c'è niente, qua si può entrare sicuramente. Non c'è nessuno, va bene. Allora, ok, chiudiamo. E vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante da trovare qua dentro. Allora, abbiamo ombrelli, non ci interessano minimamente. Cosa c'è qua? Noto operaio della metropolitana. In questi giorni gli episodi di violenza vanno peggiorando sempre di più. Sono persino arrivato al punto di comprare un fucile. Dov'è? 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 Nel caso in cui la situazione vada fuori controllo. L'ho messo al sicuro nel portafucili. Se le cose si mettono male, tagliate la catena e usate quella bellezza. Sto anche facendo lo scorto di cartucce. Non si sa mai. Spero davvero che andrà tutto bene. Dove l'ha messo il fucile? Ah, qua. Merda. Quando hai bisogno di usare un oggetto per sbloccare la porta giornaliera, non ce l'abbiamo per aprire qua. Non ce l'abbiamo per aprire qua. Va bene. Vediamo di trovare qualcos'altro di interessante. Vediamo, non c'è niente. Vediamo cosa c'è qua. Oh, armadietti tutti da aprire. Qui cosa c'è? Povero da sparo, benissimo. Qua cosa c'è? Granata? Molto bene. Abbiamo un sacco di roba e questa è chiusa. Non si può. Abbiamo l'inventario pieno, eh. L'inventario pieno. Quindi a questo punto possiamo. Bisogna togliere della roba. Bisogna tenere della roba. Bisogna togliere della roba. Abbiamo una cassa. No, niente qua da mettere via. Purtroppo non abbiamo scatolame. E neanche per salvare qua, raga. Non si salva e non si scatola qua. Quindi bisogna per forza di cose uscire e andare a cercare da un'altra parte. E usciremo da questa porta malefica adesso. Torniamo di qua perché ovviamente non... qua c'è una porta. Vediamo dove ci... La porta dove ci porta, ragazzi. La porta ci porta... Dove siamo? Oh, forse qua si può... Questi devono essere gli uffici della metro. Sì! E forse si può... cosa c'è là sotto? Prendere non si può, però li posso sparare tranquillamente. Posso colpirlo con il coltello per fargli del male? Sì. Evitiamo di consumare cartucce. Ok, vediamo. Qui c'è una cassa, non funziona. Questa? Ok,
Però la metto qui dentro, non mi sa che non usa. Non posso mettere niente qua dentro. Guarda ragazzi, devo bere un po' d'acqua, arrivo subito. Ho bevuto, grazie mille raga. Cosa c'è qua? Kit Browser Replay Manual. Sfoglia. Garantire la sicurezza delle tratte. In caso di interruzione di corrente, a metropolitana interromperà l'intero servizio, tutte le linee. Una volta ripristinata la corrente, si prega di utilizzare il pannello di controllo per confermare la tratta da percorrere. Nel caso in cui non fosse possibile verificare la sicurezza del percorso stabilito, apparirà un messaggio di errore e il servizio non verrà ripristinato. Va bene, io però volevo cercare per salvare, ragazzi. Cosa c'è qua? Figo! Niente, che grande, grande, niente. Allora, qui non si passa, qui non si passa, no, non devo andare dall'altra parte, devo passare, non posso. Questo è chiuso, io volevo mettervi della roba. Cos'è questo? Proiettili, ho capito, ma io volevo. E no, torniamo in strada, l'unica. Devo andare a salvare, raga. Per andare a salvare, allora a questo punto andiamo nel negozio. Torniamo nel negozio. Torniamo nel negozio di alimentari. Praticamente qua usiamo. Là ci sono i due cefali che non so se poi posso. Li posso ammazzare o no, perché. Non so quanti sono questi qua. Devo stare attento, magari ce ne sono degli altri qua in giro. Vediamo un po' se riusciamo, perché volevo vedere se c'era qualcosa da prendere. Oh Madonna, non sei ancora morto te? Che cazzo, che caspiterina, eh? Volevo vedere se. Oh Madonna, un altro che qua ce n'è. Ok, però raga, qua. Povere da sparo. Combina. Che culo che me l'ha presa, eh? Me l'ha presa in combinazione. Ok, qua c'è un negozio, questo cos'è, morto? Ma fanculo, che cazzo, dai, questo qua è morto e mi ha fatto un po' male con quel morso, eh? Stiamo attenti, eh? Allora andiamo a vedere cosa c'è qua dentro, perché cioè. Chi è che urla? Allora diamo una catena fuori, qui non c'è più nessuno, non vorrei morire giovane. Mi sa che adesso salviamo, perché qua non c'è nient'altro. Però diamo un'occhiata qui dentro, perché probabilmente un negozio, qualcosa di interessante ci potrebbe anche essere in un negozio. Cos'è? Oh! Pianta verde. Come siamo messi? Fammi vedere un attimino come siamo messi. Pianta verde, munizioni. Allora, combina queste. Combiniamo con queste. Va bene. Pianta verde la prendiamo per il momento. Eh sì, eh. Di qua non so cosa c'è qua. Povere da sparo. Merda.
Merda, abbiamo, ci vorrebbe una cassa qua, ci vorrebbe una cassa per poter mettere via tutta la roba. Questo è morto? Che cazzo, lo sappiamo. Ah, ok, munizioni, proiettile 9 mm. Ok. Il problema è che qua abbiamo delle da prendere questa roba qua. E ok, la dovremo prendere poi dopo perché non riusciamo a mettere da nessuna parte. Ah, facciamo così. Facciamo un saltino qua. Tanto qua sono tutti morti, credo, non c'è più nessuno di vivo, eh. Siamo attenti però, eh. Ok, e facciamo così, apriamo questo e mettiamo via, sicuramente che non ci serve, mettiamo via muovi, come funziona? Deposita. Ok, perfetto. E cominciamo a mettere via. No, se no, ragazzi, non riusciamo a tenere tanta roba qua. È un casino proprio. Abbiamo tante munizioni comunque. E, direi che non so che cosa. Possiamo anche mettere. Questa la teniamo perché ci tira su la vita di brutto. Il coltello lo teniamo, ragazzi. A questo punto io salvo. E poi l'episodio lo terminiamo così, 40 minuti ragazzi, direi che va bene tutto questo. Adesso facciamo un salvataggio. E ci vediamo prossimamente su questo canale YouTube. TuffoMix vi saluta, vi ricorda se volete ovviamente un'iscrizione, non l'avete ancora fatta, fatela, aiuta il canale a crescere, come anche per aiutare il video a prosperare, a essere visto di più, a essere più in alto nelle classifiche attuali per essere visto appunto, tranquillamente potete lasciare un like, un pollicione in su, fa piacere e mi aiuta a crescere. Ed è il secondo episodio di Resident Evil 3, rifatto per PS5, cioè rifatto, il gioco è lo stesso, poi è stato, siamo migliorato graficamente e tutto il resto, eh. Adesso a questo punto io vi saluto, ho salvato. Appuntamento, non so, se vi piace l'episodio condividete sotto, commentate, commentate, commentate. Se vedo commenti, se vedo like, porteremo un terzo episodio. Io vi saluto, a presto ragazzi, ciao a tutti da TuffoMix, ciao.